Monaco, and in France, des bombes, tout par des bombes, des bombes, tout par des bombes, des bombes, tout par des bombes. Buonasera, buonasera, bentornati a Volley.tv, puntata numero 19, siamo in addirittura d'arrivo della stagione e insomma siamo... insomma, le nostre due squadre principali hanno concluso la loro annata, CMC e Volley 2002 Forlì, con diciamo sentimenti contrastanti. Poi i nostri telespettatori, i nostri ospiti racconteranno ai nostri telespettatori come è andata questa ultima settimana tra feste e meno feste, diciamo, partite che non sono andate bene. Salutiamo intanto saluto e ringrazio Giulia Fabri qui. Buonasera. Al mio fianco, che oggi ha fatto uno sforzo enorme per non essere dalla parte degli ospiti, perché ci sono il tuo allenatore e la tua compagna. Salutiamo Camilla Orlandini, che ha estratto il dentino del giudizio, e insomma la salutiamo e la prossima settimana tornerà qua con noi sicuramente più carica che mai. Ciao Camilla. Allora, vado a presentare i nostri ospiti, e intanto partendo da un azienda che ci fa per la prima volta, viene ospite a Volley.tv proprio alla fine della stagione, ti tocca il bilancio finale, Alberto Polo, lo salutiamo, centrale della CMC Romagna. Alberto, è stata per te sicuramente una stagione positiva, perché hai esordito ad altissimi livelli, hai giocato tante partite da titolare, tante partite in generale, quindi le cose direi che sono andate bene, no? Sì, 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 posso dire di essere contento di questa stagione. Forse potevamo fare meglio durante il campionato. Di questo poi parliamo tra poco, però insomma credo che tu sia contento per te. Sì, insomma, sì, come sì. Crescita credo sia stato un bel gradino. Saluto invece Andrea Ghetti e Alessandra Ventura, che i nostri telespettatori conoscono come giocatrice del Volley 2002 Forlì, che oggi però non ci parlerà solo del Volley 2002, anche perché non è che ci sia molto da parlare, ci parlerà un po' della festa, così, di quello che avete fatto, però ci parlerete di una iniziativa che è legata a For Sport. Di cosa si tratta, giusto così una infarinata per i nostri telespettatori? Abbiamo deciso di programmare un evento il 25 aprile presso la Polisportiva La Cava, e per promuovere gli obiettivi per cui è nata For Sport. Ecco. For Sport è un progetto per i giovani. Abbiamo organizzato questo evento sportivo che cominciate a segnare ora e data, 25 aprile dalle 10 del mattino alle 18 della sera alla Cava, Forlì, insomma, zona Forlì, zona periferia Forlì. Non mancate, poi vi spiegheremo il motivo perché non bisogna mancare, insomma, e sono diversi. Saluto due squadre femminili di B2 che insomma arrivano a questa puntata con sentimenti contrastanti, diciamo un po' arrabbiate, Laura Morelli e Michela Calamai della Stella Rimini, ben arrivate. Michela poi è già stata qua da noi, come è già stata qua da noi, ma era stata presentata in modo differente da Giulia Petroncini e Massimo Benedetti, che sono rispettivamente giocatrice e allenatore della Liverani Castellari Lugo, nonché compagna di squadra della nostra Giulia, che insomma hanno festeggiato sabato sera la salvezza matematica in B2, che da neopromossa è sempre un buon risultato, insomma. Che dici, Massimo? Buonasera a tutti, certamente. Soddisfatto. Poteva andare bene, sì, non lo dirà mai, conoscendo Massimo non dirà mai, neanche quando vinceva i campionati era soddisfatto, quindi gli abbiamo strappato un sì così di circostanza. Alberto, allora invece tu hai detto di essere contento, ma ci poteva fare di più. Allora, che cosa secondo te non ha funzionato in questa stagione? Quali sono i rimpianti che tu ti porti dietro di questa stagione? Perché siete arrivati a un soffio da entrare nei quarti di finale di Coppa Italia, che è il primo obiettivo stagionale, a un soffio dai playoff, a un soffio dalla qualificazione, perché insomma lo vogliamo dire, domenica eravate avanti 1-0, avete giocato comunque una buona partita, nel quarto set avevate anche dato l'impressione di poterla trascinare al tie break. Ci è mancato sempre un centesimo per fare l'euro, come si dice, eh? Sì. Sì, sì, hai ragione, ci è mancato sempre quel poco che però nel nostro sport fa la differenza alla fine.
Quindi è un rammarico, soprattutto perché ogni volta sembrava che potevamo farcela, soprattutto entrare ai playoff, che era il nostro obiettivo principale, però per qualche punto perso qua e là durante tutto il campionato, poi quel po' che ci mancava è diventato invece una bella differenza. Cos'è che ti è piaciuto di quest'anno, dell'esperienza di quest'anno? Raccontaci un po' tutta la storia della tua stagione. Sicuramente il clima che si respira in A1 lo puoi trovare solo in A1. Io era la mia prima esperienza e quindi ho sentito questo cambiamento proprio nel vivere tutta la giornata, andare in palestra, andare alle partite, come ti prepari alle partite. E quindi credo che questa sia stata la cosa più bella e il cambiamento rispetto all'anno scorso. E invece, cioè, hai detto tu, insomma, magari questa era una squadra piuttosto giovane, no? Ha pagato lo scotto di tanti giovani e di tanti esordienti in campo? Sì, eravamo giovani, però penso che gli errori che abbiamo fatto non sia stati solamente colpa della nostra età. In generale... Si sta discolpando, sta dicendo, no, non è colpa mia, è colpa dei più vecchi. No, sto scherzando. Però diciamo che gli errori li abbiamo fatti di squadra, non singolarmente per mancanza di tecnica, forse. Sì, anche diciamo in questa serie finale che... Comunque giocavate contro una squadra oggettivamente più forte, sì. Poi non sempre, anzi mai loro sono stati nella formazione ideale, però diciamo che comunque se parliamo di panchina lunga, Verona è una squadra che sicuramente ha i cambi e le alternative giuste per poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Anche in questa serie qui però siete usciti, diciamo, con un po' di amaro in bocca, perché sei sempre lì che dici, ma potevamo fare qualcosa in più, eh? Esatto. Anche domenica nell'ultima partita, no? Esatto, dopo aver perso gara 1 lì abbiamo fatto secondo me una bella partita in casa e siamo riusciti ad andare 1 pari nella serie. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi eravamo stanchi perché è stato anche un campionato molto intenso e lungo, però questa non è una scusante. E loro sono stati più bravi di noi e ha meritato loro di andare alla Final Four e poi di giocarsi la Challenge Cup. Di Alberto Polo, quando lo vedi giocare in campo, noti una cosa che poi la noti anche qui, no? Cioè la sua tranquillità, la sua serenità, è sempre tutto pari, tutto uguale, cioè non riesci a dominare le emozioni. Sì, cioè, sono tranquillo, non mi faccio... Cioè, io non ti ho mai visto, non so, a volte, sì, qualche volta hai esultato in maniera anche, diciamo, veemente, però non ti ho mai visto dare l'impressione di andare in difficoltà, cioè tu, per te è sempre, non, veramente, riesci a dominare le emozioni? Sì, abbastanza, poi... Le emozioni a volte ti portano a fare errori o a fare delle grandi prestazioni. Però per come sono fatto io sono più tranquillo. Ti senti cresciuto in questo senso? Sì. Cioè, dal punto di vista psicologico, su come affrontare una partita, sì, importante? All'inizio dell'anno devo ammettere che avevo un po' di pressione nel scendere in campo. La sì, la sentivo, ma penso sia normale. La prima volta batteva forte il cuore. Sì. Poi però invece anche grazie all'aiuto di soprattutto di quelli più grandi come Bari e Dore della Lunga, mi hanno aiutato anche nell'affrontare le partite proprio dallo spogliatoio, perché è da lì che parte la partita, non solamente quando dopo entri in campo. Alessandra, no, è passato un po' di tempo dalla prima volta. Dal però primo battito. Te lo ricordi? Anni. Te lo ricordi? Sì. Sì. 31 maggio. Ah, quindi hai anche una data, sì. La data. Sì. No, 31 marzo. 31 marzo. 30 marzo. 30 marzo, del, quindi 14 anni. 2002. Accidenti, eh.
questo. Dai, un po' hai messo assieme. Però sono giovane anche, sono cosa. Lo so, sei giovane, non c'è bisogno di. Non lo so neanche a cazzo, si vede che sei giovane. No, hai una curiosità. Sì, ci sono delle novità riguardanti l'anno prossimo, su chi parte, su chi resta. Soprattutto tu parti o resti? No, nel senso che tu non sei di proprietà della CMC. No. E sei di proprietà invece del Trentino Volley, non è che ha detto l'ultima squadra là, la squadra che immagino, insomma, domenica la prima cosa che hai chiesto quando è finita la partita è stata il risultato. Sì, siamo riusciti a vedere il tie break. Sì, perché avevate finito prima. Sì, non avevamo finito prima. Hai sofferto un po', eh? Un po', sì, per i miei compagni. È stata una bellissima partita. Sì, sì, veramente sono stati bravissimi. Quindi, alla fine, quando uno ha le onde dalla sua parte, solitamente vince. Succede questo ultimamente. Per l'anno prossimo invece abbiamo finito da poco, quindi non ci hanno ancora detto niente queste allora, settimane. Però vogliamo sapere che cosa piacerebbe fare a te. Cioè, io sicuramente mi sono trovato bene qui a Ravenna. Bisogna considerare che adesso sono cambiate tante cose all'interno della nostra società. Quindi adesso bisognerà vedere. Tanto ha detto nostra società, quindi già si sente ravennato. Insomma, le cose sono cambiate, credo, sì, ormai adesso non è di dominio pubblico, forse in queste ore, insomma, Cantor non sarà più l'allenatore della vostra squadra, questo lo dico io, non lo dici tu. A livello di rumors, non so se in queste ore ci sia stata l'ufficialità, insomma, però ecco, vi ha detto qualcosa finita l'ultima partita, Valdo? No, non abbiamo parlato finita la partita, questa sera abbiamo una cena solo con lo staff, magari ci dirà qualcosa, però sì, al momento non sappiamo nulla. Il tuo rapporto con Valdo come sta? Mi sono trovato bene, un bravo allenatore e anche una brava persona. C'è un centrale a cui ti rifai, a cui così ti ispiri? Beh, io ho fatto le giovanili a Trento, quindi sì, c'era un signore lì. Birarelli, immagino. È un punto di riferimento. Ma hai un buon rapporto con lui? Sì, lo conosco perché sono andato qualche volta con la Serie A l'anno scorso, 2 anni fa, quindi lo conosco. Sì, quindi quando vi siete incontrati. Sì, soprattutto grande rispetto e un piacere giocare contro gli avversari, cioè giocare contro. Tra l'altro avete rischiato anche di giocare un bruttissimo con scherzo. Perugia, sì. Perugia eravate avanti 2-0 e anche 21-16, se non ricordo, o a 17. Quindi sì. Insomma, apriamo una ferita, riscopriamo la ferita. Però ecco, ci sono stati alcuni momenti di questa stagione, ecco, il rammarico secondo me è proprio dovuto a questo. Ci sono stati alcuni momenti in cui avete giocato veramente bene, veramente una buona pallavolo, soprattutto il girone di ritorno, alcune partite veramente da grande squadra, no? Noi abbiamo dimostrato, penso, più volte il nostro vero valore, soprattutto contro le grandi squadre, Modena, Trento abbiamo vinto 3-2, Perugia abbiamo perso 3-2, Macerata abbiamo perso 3-2, però sempre lottando. Diciamo che abbiamo perso i punti con le squadre della nostra fascia, che poi giocando per i playoff sono avvantaggiati loro. Io spero di rivederti il prossimo anno con la maglia della CMC. Questa è la mia speranza, poi magari se tu hai la possibilità di giocare a Trento molto meglio per te, però guardatelo questo signore qui, quelli che sono a casa, perché mi sa che prima o poi lo ritroveremo ad altissimo livello, quindi dopo l'autografo, una cosa, perché non si sa mai, dopo tra 10 anni tirarlo fuori potrebbe essere interessante. Cosa deve fare un centrale? Ci sono 2 cose che deve fare un centrale. Muro. E tirare giù la palla. In che cosa ti senti più forte e in che cosa invece devi migliorare di questi 2 aspetti? Io mi sento più forte a muro, anche se devo ammettere che in A1 il fondamentale del muro penso sia una delle cose più difficili, soprattutto quando giochi e come palleggiatori avversari c'hai gente come De Cecco, che quando è lì non vedi neanche dove potrebbe immaginare di mandare la palla. Bisogna lavorare sia sul muro che sull'attacco, ma anche battuta e tutto il resto. Però insomma, diciamo che in questo momento ti senti più forte al muro e hai più margini di miglioramento sull'attacco. Penso di sì.
Insomma, quest'anno devo dire che quando sei stato chiamato in causa ti sei fatto praticamente sempre trovare pronto. Ogni tanto partendo da titolare forse hai reso di più entrando come riserva che partendo da titolare. Sì, 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 devo darti ragione. Il prossimo anno facciamo il contratto, parti da titolare e basta, così esatto. Non hai problemi. No, vabbè, insomma, comunque... Stagione positiva, esperienza positiva, positivo, quella di Ravenna. Tutto positivo. Molto bene. Stai qui che poi torniamo da te. Tra poco invece parleremo di For Sport e dell'evento di Forlì, ma anche un po' di Volley 2002, perché insomma è passata una settimana e noi siamo ancora qua a festeggiare, quindi Alessandra ci racconterà un po' di retroscena. Bisogna che però aspettiate ancora un paio di minuti, ci fermiamo per la pubblicità e torniamo. Seconda parte di Volley.tv con Giulia Fabbri, con tutti i nostri ospiti, per parlare di un evento che abbiamo detto è fissato per il 25 aprile alla Cava. Che cosa succederà, Andrea Ghetti, dalle 10 abbiamo detto più o meno? Sì, dalle 10 c'è l'inizio. Giocano, immagino che ci sia da giocare. Sì, abbiamo deciso di riunire sotto lo stesso complesso, diciamo, visto che Fosport è configurato da 5 associazioni diverse. Abbiamo deciso di riunirli nello stesso ambito facendo alcuni tornei dedicati. E quali sono intanto le associazioni che compongono Forza? Volley 2002, Tiger Basket, Eder Atletica, calcio, Cava Calcio e Calcio a 5 Forlì. Perfetto, quindi praticamente si potrà giocare a tutto? Ci saranno 5 tornei distinti. Con altre squadre che provengono dal territorio romagnolo. Pensavo che i pallavolisti giocassero a calcio. Era nata così l'idea, però dopo era un po' più complicata la gestione. Una sorta di Olimpiade, era difficile farle in una mezza. Era più difficile da gestire. Quindi ci sarà, insomma, sarete... Una mega reunion, diciamo, sì. All'interno della... Quanti bambini o ragazzi, intanto l'età vorrei capire. L'età dagli 8 ai 18. Dagli 8 ai 18, quindi io sono escluso, non posso venire. No, però c'è una società, no, c'è il Calcio 5 che ha organizzato una partita tra genitori, sia genitori dei bambini tesserati, sia anche genitori che vogliono venire, cioè passano, entrano alla festa. Bene, vabbè, quindi è un buon un modo per giocare a calcio 5, oltre che un buon modo per passare una giornata di festa nel nome dello sport. C'è da Ci sono varie attività all'interno. Esatto, dico per vedere può venire chiunque. Sì, sì, è entrata libera, quindi. E anche magari trovare il modo di partecipare in qualche modo alla giornata. Non so se nei tornei, però insomma magari c'è la possibilità di prendere in mano un pallone. Sì, provare sì, a fare qualche cosa. Ci sono diverse attività, compresa la torre Indiana Tower di Indiana Park, che comunque è uno sport anche quello, e altre attività che verranno configurate all'interno del tempo di programmazione della giornata. Quindi 10-18 più o meno il periodo, andate a vedere, andate a dare un'occhiata, a tifare, a divertirvi, a passare una giornata festiva in modo costruttivo e nel nome dello sport. Tutto questo lo ripetiamo, 25 aprile alle 10 al centro sportivo Cava. Adesso non so se ha un nome particolare. Polisportiva Cava. Polisportiva Cava. Ci sarà anche Alessandra Ventura, vero? Certo. Assolutamente. Tu sei allenatrice, no? No. No. Quella festa sarò l'organizzatrice. No, dai, sì, organizzi però. No, dai, scherzo. No, sì. Alleni anche, no? Sì, alleno e poi ci sarà anche Tai Agüero. Sì. E quindi chi volesse, delle bimbe piccoline, venire a fare due palleggi con lei. Due palleggi con lei, una foto e qualche sì, esatto. autografo le concede.
Sì, sì, secondo sì, me sì, verranno a chiedere anche a te gli autografi, così. Vabbè, non si sa ma mai. Ma ci andranno anche i più grandi, non solo i più piccoli. Certo, no. Perché insomma, vedere Taye Aguero è sempre un piacere. È sempre un piacere, sempre uno spettacolo. È venuta a fare la festa con voi Tai, si è concessa oppure no, non è venuta. No, non è venuta perché aveva il bimbo che non stava tanto bene, okay, quindi è stata a casa. Ok, però vi siete comunque divertite. Sì, sì, noi ci siamo viste martedì sera, appunto, abbiamo fatto la cena, un po' cena di chiusura anche con l'allenatore, così tutto lo staff. Ci siamo fatti i saluti, dai, insomma, anche perché adesso ognuna è tornata a casa sua. Non vi siete, questa settimana non vi siete proprio sentite, nel senso no, proprio e dopo ci un vuole anno un po' di distacco, esatto. Sì, anche se l'anno è stato bello, per carità, è tutto, però. Sì, sì, dopo ci siamo visti tutti i giorni, sì. Ad esempio, tu tra 3 settimane non chiamerai Giulia o Massimo. Sì, la chiami? Sì. Ah, ok. Anche Massimo. Anche Massimo, molto bene. Allora, è diverso. È diverso. È diverso anche perché loro si vedono quante volte, 3-4 alla settimana. Noi ci vediamo 2-3 al giorno. Al giorno, ecco, è un po' diverso. Diciamo che il carico si aumenta. No, a freddo, io vorrei il tuo commento, perché è chiaro che è caldo, tutto bello, alzi la coppa, diciamo che è stata la stagione perfetta, è stata la stagione che vi aspettavate, avete sofferto più di quello che pensavate, raccontaci un po'. Sicuramente è stata una stagione perfetta, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione, perché comunque questa squadra è stata costruita per vincere il campionato e per vincere la Coppa Italia, ce l'abbiamo fatta, quindi diciamo che non abbiamo, secondo me, fatto più di quello che dovevamo fare, in un senso, perché comunque c'erano giocatori forti, forse di un livello di categoria più alta della 2, quindi siamo riusciti appunto a tenere per tutto il campionato il vertice, che non è facile, perché comunque anche noi abbiamo avuto dei momenti di calo, ma comunque ogni giorno entravamo in spogliatoio e ci dicevamo: questo è il nostro obiettivo e andiamo avanti finché non lo raggiungiamo. Quindi sicuramente la forza dello spogliatoio e il gruppo unito ha fatto sì che appunto raggiungessimo questo obiettivo. Personalmente sono anche contenta per la società, perché comunque è una società che per 20-24 anni, adesso non mi ricordo bene, Tanto insomma, bene. Fa della Serie A, fa della Serie A in un modo, io posso dirlo per quanto mi riguarda, ma penso che possano dirlo chiunque è passato per Forlì, in un modo perfetto, perché non ci sono mai mancati soldi, che questa è una cosa da dire comunque, perché in non giro è usuale, non è, no, esatto, qualsiasi cosa abbiamo sempre chiesto ci è stata data, quindi sono contenta anche per loro, sono contenta per la città di Forlì, perché comunque anche se non abbiamo tutto questo tifo, tutta questa gente che ci viene a vedere, però comunque quegli appassionati che ogni anno erano lì, sia nei momenti difficili come sono stati gli ultimi 2 anni. Quello devo dire la verità, quello ha stupito moltissimo anche me, cioè l'anno scorso l'attaccamento a questa squadra era proprio l'attaccamento al nome Volley 2002 Forlì, quasi più l'anno scorso che quest'anno. Sì, io penso comunque anche che fare un campionato di vertici come la 1, quando tu vieni a vedere la tua squadra, quindi Forlì, vedi, hai l'opportunità anche di vedere dall'altra parte campioni, comunque gente che ha fatto Olimpiadi, gente che ha vinto i mondiali, quindi sicuramente fare un campionato di A1 porta più pubblico, perché vuoi o non vuoi, guardi la Serie A. Chiaro. Però alla fine i nostri fedelissimi, quelli proprio che sono tifosi, insomma, c'erano anche quest'anno, quindi grazie anche a loro, perché comunque il supporto è sempre, fa sempre bene, dai. La settimana scorsa è stato molto bello averti qua al mio fianco, ti ha preso il tuo posto. Ti avevo preso il posto. Però adesso avete ristabilito l'ordine. No, dicevo, hai parlato, hai fatto domanda a tutte le tue compagne, tra tutte le tue compagne, quelle che ovviamente non conoscevi perché sono arrivate nuove, chi è che ti ha stupito di più? Cioè dal punto di vista magari non solo del rendimento, in generale, c'è una che magari non ti aspettavi che fosse così brava, così forte?
o le conoscevi, ci sta anche questo. Io, come ho detto l'altro giorno quando ero lì, che ho fatto la battuta, però era una battuta che non, cioè, è quello che penso, il giocatore, la ragazza che a me ha sorpreso di più quest'anno è stata Teresa Ferrara. Perché che già era con te. Che già era come l'anno scorso, però quest'anno ho fatto comunque un percorso proprio di crescita anche a livello personale. Quindi lei è la ragazza che, a mio avviso, è quella che forse ha dato, fra virgolette, un po' più di più soddisfazioni, perché comunque lei non aveva neanche mai giocato un campionato di A2, forse neanche mai da panchina. Mai da panchina, no. E quindi insomma, diciamo che quest'anno ha dimostrato di avere quel valore lì. Sì. E adesso? Cioè, allora, adesso sì, immagino un po' di vacanza, poi che succede? Per quanto riguarda la 1, non so, cioè nel senso non so, perché ancora non... Cioè, avete parlato un po' fra di voi, c'è stato... No, guarda, non si è parlato, ci siamo salutati, ci siamo dati buone vacanze e non si è detto niente, onestamente. No, vabbè, insomma, con la società ancora... No. Secondo te? Secondo me... È giusto fare la 1? Si farà la 1? Si farà, sai, io non posso, secondo non lo te, so. Io spero per loro e per chi ci sarà che facciano la 1. Quindi vuol dire che? Io non lo so, guarda. guarda, veramente, è una domanda che mi stanno facendo in tanti. Forse perché sono 4 anni che sono qua a Forlì, quindi comunque qualcuno, diciamo, mi vuole anche bene, nel senso come persona. Non lo so, per me quest'anno è stato un anno un po' sotto il profilo, comunque, cioè, come posso dire, abbiamo vinto tutto, ho alzato 2 coppe, direi che è il massimo di quello che uno poteva avere. Dall'altra parte non ho giocato molto e quindi devo un attimo prima... resettare. Bene, cioè ci sta, Sì, nel senso. Ovviamente credo chiunque qui. No, cioè, perché è un paradosso dirlo, però io mi sono, fra virgolette, divertita di più l'anno scorso. Ma perché? Non perché i risultati erano scadenti, proprio deludenti, anzi, perché una squadra comunque come quella di l'anno scorso non si sarebbe mai pensato che retrocedesse in quel modo. È così. Però alla fine penso che un giocatore, oltretutto un giocatore che gioca da tanti anni, la sua soddisfazione la trova nel giocare. E secondo me, certe volte, magari anche se il risultato non arriva, però tu giochi, quindi tu sei partecipe. È difficile da... Cioè no, magari qualcuno adesso potrà dire, vabbè, ma tu hai stato una coppa, eri comunque lì. Perché comunque ci vogliono 12 giocatori per arrivare a un risultato, è vero. Però dopo 20 anni di pallavolo a questi livelli, giocare... Vuoi mettere i piedi in campo, c'è poco da fare. Facciamo sto reset per l'anno prossimo allora, a sto punto. Fare il reset per l'anno prossimo. Il reset vuol dire che si torna in campo magari da qualche altra parte. Cioè, la tua idea è quella di continuare a giocare. La mia idea, sì, sì, diciamo che sì, è quella di continuare. Io... E Massimo Benedetti ha già aperto il mercato per il prossimo anno. È lì dietro che sta per agguantarti e dire vieni a giocare. Vabbè, in questo momento su di me il mercato è aperto. Perché... Certo. No, infatti, no, l'ho visto lo sguardo, sguardo languido di Benedetti di quando dice adesso glielo tiro, adesso facciamo finisce la trasmissione e partiamo. Contratto. No, vabbè, insomma, no, c'è anche Michela che insomma quest'anno non è che, però te sei tanto giovane. No, io sono andata quest'anno. Microfono. Sono entrata quest'anno, ancora ce n'ho tanto. No, anche fare. Giulia non è stata. Massimo, Giulia non ha giocato tanto, quindi. Non ha giocato tanto. No, certo, però dico,
loro sono giovani, si possono anche permettere di fare un anno allo stesso Alberto, insomma, atleta giovanissimo, quindi però ecco, sappiate che fra 10 anni stare in panchina vi darà molto più fastidio, sappiatelo, anche se siete in una squadra vincente, non è detto che sia proprio tutto sto spettacolo, ma io ripeto, questa è l'essenza dello sport. Alessandra è venuta qui, ha detto una cosa giustissima, che magari molti atleti, che, da parte Totti credo, anche del calcio, dice no, noi, a me basta vincere, poi quando sono in panchina. Sì, questo è quello che si dice davanti. Sì, cioè, esatto, poi quando finiscono in panchina gettano la borraccia addosso all'allenatore, insomma. No, per carità. Nel senso loro, non tu, chiaramente, però ecco, quelli che poi magari... Io avevo un buonissimo rapporto con Angelo, certo. Quindi assolutamente, cioè nel senso... Poi io sono un giocatore, rispetto le scelte dell'allenatore, lui è lì, viene pagato per fare quello, scegliere. Certo. E io, giocatore, mi devo mettere a disposizione sua e della squadra. Poi le decisioni le prende lui, uno o ti va bene e quindi continui a stare lì, altrimenti prendi e vai da un'altra parte. Beh, per il momento diciamo che sei in stand-by, poi... ecco, quello che abbiamo anche capito... Anche se dico che se me ne dovessi andare, comunque... Forlì rimarrà sempre il mio cuore, dai. Il cuore è qua. No, dicevo, l'unica cosa che abbiamo saputo oggi è che Alessandro Ventura continua a giocare. Questo continua a giocare, no? Il prossimo anno sarà ancora in campo. Poi non si sa dove, ma da qualche parte. E anche ad allenare. Ma allenare... Ma adesso lo facevo perché... Cioè, sono tutte bimbe piccoline che mi conoscono e che... Però non lo so. Non lo sai. Vabbè, no. Ma saresti disposto ancora a girare o... Se arrivasse una bella proposta... Deve diciamo. Arrivare una bella proposta, però, sì. Se no, qui in zona. Sì. Sì. Beh, perfetto. Tanto la potete trovare, 25 aprile, For Sport, Cava, lo ripetiamo, dalle 10 del mattino, tutti gli sport, diciamo, di squadra, sono presenti in questa bella giornata di attività sportive. Noi ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, dobbiamo liberare Andrea e Alessandra che devono scappare, e quindi vi ringrazio per essere stati con noi. Torniamo invece noi per parlare con tutti i nostri ospiti qua su sul loggione di Serie B2. State con noi. Bene, ultima parte di Volley.tv, abbiamo alzato anche Alberto, così abbiamo ricompattato lo studio. Allora, intanto Massimo, le hai portate a mangiare la pizza ste ragazze? Perché? Ah, ok, finito l'allenamento. Invece loro vorrebbero mangiare durante l'allenamento, ok. Lo farai, prima della fine della stagione lo farai, so. L'ultimo, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Vuoi fare domande a Massimo? No, come no? Ti timorisco così tanto? Male dell'allenamento, è per quello che non vuoi fare domande. Mi tiro fuori. Ma, vabbè, insomma, era l'obiettivo della stagione, l'obiettivo è stato centrato con buon anticipo. Ci sono stati anche dei momenti difficili in questa stagione, raccontacelo un po'. Era l'obiettivo della stagione per la società. Società che per il primo anno si affacciava al campionato nazionale, quindi giustamente ci chiedevano la salvezza. Non era il mio obiettivo, pensavo di riuscire a fare molto meglio, ma devo dire che non è stato colpa delle ragazze questa cosa qui. I risultati, abbiamo avuto un anno difficile, abbiamo avuto una serie di infortuni strani da gestire, difficili, e quindi non hanno permesso di fare il mio piano di lavoro che avevo previsto per quest'anno, insomma, quindi le carenze alla fine le abbiamo pagate. Il campionato quest'anno era un girone veramente difficile, se pensiamo che noi abbiamo battuto la seconda e la terza, abbiamo fatto punti con la prima, poi abbiamo perso col Teodora che è 6 punti, che è lotta con la retrocessione, abbiamo perso con Dolo, gli abbiamo lasciato 2 punti, quindi è un campionato dalla prima alla 12ª dove tutti ti battevano come giocavi un po' male, e non avere qualche giocatrice perché era infortunata in partita ha pesato, in allenamento un peso enorme. Moltissimo. Insomma. No, Giulia, in effetti guardando il campionato all'inizio
si poteva anche pensare una strada un po' più semplice, un po' meno tortuosa, perché erano di fatto 6 o 7 neopromosse, c'era qualche squadra tipo quella che avete incontrato voi sabato, che veniva dalla B1 ma che aveva puntato sulle giovani, aveva rivoluzionato, insomma sulla carta sembrava tutto molto più semplice, poi invece sul campo si è rivelato molto più tosto di quello che si pensava. Ma in realtà per me era la prima esperienza e quindi non conoscevo la maggior parte delle squadre. Io dall'inizio pensavo sarebbe stato in realtà un campionato del genere, anche perché ce l'avevano descritto come un girone abbastanza tosto e dove la differenza era minima tra tutte le squadre. Però sì, abbiamo lasciato alcuni punti e secondo me poteva arrivare forse qualcos'altro. Però come diceva lui, alcuni ostacoli hanno un po' frenato la nostra corsa. Uno di questi ostacoli, soprattutto nel girone d'andata, sono state le trasferte, nel senso che avete un po' sofferto le partite lontano da casa. Magari voi che non eravate proprio così abituate a giocare partite dopo viaggi di 3-4 ore, o sbaglio? Sì e no, nel senso che forse, però non è una scusante probabilmente. Beh, non, sì, non è che siamo andati, però non è una scusante, però è un dato di fatto. Forse l'inizio, forse le prime ci può stare, dopo forse dobbiamo essere un po' abituate, non lo so. Tra l'altro la prima è andata benissimo, nel senso che la prima trasferta più bello venne una vittoria molto bella, tra l'altro insomma convincente, sì. E tra l'altro con una squadra che poi invece ha cambiato marcia, ha fatto un grandissimo campionato, quindi quello è uno dei, diciamo, dei fiori all'occhiello della vostra stagione. Qual è stato il momento più bello della vostra stagione? Se devo sceglierne uno, la gara di ritorno con Fratte San Giustino poche settimane fa. Sì. Per me è stata una delle vittorie più belle e convincenti. E, tra l'altro è quella partita famosa di cui raccontavate prima l'episodio. Non è quella dell'episodio. No. No, quante ne avete fatte fuori in quella partita? Quante? Non lo sa Massimo. Poi. 3 sono cadute per terra. E una gli 4 su 4. Adesso noi stiamo ridendo, ma sono stato io la prima, mi sono preoccupato veramente, mi sono rimasto un po' terrorizzato, devo dire. Credo anche gli altri, perché si sono svenuti di conseguenza. La prima ha avuto un blocco respiratorio così, ma l'allenatore ha detto che la partita contro con la prima in classifica, Piove di Sacco. Ah, Piove di Sacco, sì. Si bloccava, è finito 3-2, sono. Sì, è finito 3-2. Doveva finire 3-1 per noi, ma siamo riusciti a fare 3-2 per loro. E una delle ragazze, insomma, ha avuto un blocco respiratorio, quindi dopo ovviamente va in crisi di panico e quindi abbiamo fermato tutto. Una delle sue compagne si è spaventata, anche lei è andata in blocco e quindi è caduta per terra. La scoutman ha visto questo, è caduta anche lei. Vabbè, adesso ridiamo, fa ridere, no, però le altre immagino sia stata, sono svenute, hanno avuto dei mancamenti, si sono riprese, ma la prima è stata veramente complessivamente 5, se non 4 sono cadute, 4 più e la palleggiatrice ha fatto male. Sì, insomma, vi ricorderanno con piacere. Hanno un bel ricordo. Hanno un bel ricordo, sicuramente. L'anno prossimo ci pensano 2 volte. Vabbè, ragazzi, voi non vi è mai capitato una cosa del genere, non avete mai fatto fuori diverse. Volevo sapere, secondo voi, questa è la domanda fatidica, una delle due, è più difficile, ecco, il vostro girone guardando oppure il loro? Cioè, avete dato un'occhiata anche a quello che succede dalle altre parti? Con i vostri punti ci si salverebbe nel loro girone? Con i nostri punti? Cioè, se si guarda... Non sappiamo noi se ci salviamo con questi punti, quindi non credo. Dici che la quota salvezza noi è 30. E loro sono a 26, se non sbaglio. Sì, 25. 25. Insomma, noi quella che retrocede ne ha 27 adesso. Certo. Cioè noi. Considerato che voi avete 6 squadre dietro, neanche 4, ma 6 squadre dietro. 19 punte tutte. Sì. Tutte a 19 tranne l'ultima. Del resto quando... ci sono 3-4 squadre veramente forti che vincono praticamente sempre. Poi l'anno scorso. Microfono, prego. No, parla pure. Parla al microfono. Ok. No, dicevi come l'anno scorso? San Giovanni, che sì. E poi Moie. E Moie. Facevano un altro campionato. E anche Macerata. Perché anche alla fine Macerata. Che anche quest'anno, dai, è zona playoff, deve accedere. Mi sa, non so se c'è già dentro. Che è successo domenica? Laura? Non sai? Cioè, diciamo che loro erano
proprio loro stiamo ultime, parlando della Clai Imola. Clai Imola, sì, ultime a 16 punti, però la classifica non è molto veritiera secondo me, perché anche come squadra sono una buona squadra, per me hanno un bel gruppo, anche sono molto affiatate, molto giovani tutte, e da quando hanno fatto cambio mister dai, si sono un po'... Hanno cambiato marcia. Sì, hanno cambiato marcia, hanno vinto contro Gubbio che era quarta, hanno fatto comunque dei buoni punti. Hanno vinto e andare contro Forlì e andare a giocare là da loro domenica nel palazzetto comunque con tutto il loro tifo, per loro era l'ultima chance, cioè o vinceva sì, oppure vinceva, oppure erano fuori matematicamente. Per noi era un'ulteriore possibilità di essere matematiche e non l'abbiamo sfruttata come la settimana prima a Perugia, che Perugia era sopra di noi, però abbiamo fatto dei buonissimi set e anche lì abbiamo fatto 3-2 per loro, però potevamo fare 3-1 per noi, cioè Michela, abbiamo sprecato. Avete ogni tanto si spegne la luce, l'avevamo sì, detto anche classico volta. Blackout. Sì, blackout sì, totale e non riuscite a venirne fuori. Questo è un difetto della squadra, non è, cioè, un po' ma anche cioè, in generale. Ne avete parlato, avete discusso, avete... Sì, però il problema rimane sempre, cioè, rimane, la soluzione non siamo arrivati. Non serve parlarne. Non siamo arrivati alla soluzione, ne abbiamo discusso, sì, adesso... Di mancano 3 partite, dobbiamo fare dare tutto, cioè sì, in queste 3 partite. Di fatto ne non manca... è finita per no, noi. No, di fatto ancora. Ne manca una di partite, di perché vincendone sì, una voi siete a posto con tutti, però bisogna vincere. Cioè, bisogna vincere, appunto. Insomma, partire già da quella di sabato, che è una partita contro una squadra di buon livello, magari in questo momento un po' in calo perché ha perso un po' di sì, obiettivi. Magari... Microfono. Magari loro, sì esatto, hanno perso gli obiettivi, sono già salve, però non è che vengono, non è che fanno una trasferta e cioè per fare una scampagnata, dai. Come, quindi... Mi sa come il Lugo, Giulia, non è che andati scampa, al di là della pizza che sì, non sì, ma anche noi, cioè anche quando c'è... Fino a Trieste. Fino a Trieste. Cioè più corto il limite. No, però insomma diciamo che però dai sì diciamo che non è una squadra che lotta per qualcosa adesso diciamo quindi... che c'è una cosa che può fare la differenza, gli occhi di tigre, cioè voi dovete essere quello che è stato Imola sì, esatto, domenica scorsa sì, con sì, voi, cioè loro avevano fame, voi eravate un po' noi un po' meno, loro di più. E invece stavolta però mi sa che la sì, palla vogliamo festeggiare prima possibile, dai. Sì, dice che dice che la pizza la mangiano dopo. Sì, la pizza la mangiano dopo. Ancora, magari li ha mangiati tutti insieme, sì, esatto, li trovate all'ultima giornata, li ha mangiati tutti insieme. Hai domande per sì, vi aspettavate un campionato così altalenante? Cioè le ultime che vincono contro le seconde? Da parte nostra o no, in generale? No, in generale. Cioè, un campionato diciamo imprevedibile. In sì, imprevedibile perché come hai detto te prima, tutte possono far punti con tutti, anche noi, cioè... Non so, eravamo a Forlì, una delle prime di andata, stavamo quasi per vincere, cioè noi abbiamo fatto 3-2 contro una squadra che lotta per vincere il campionato, non so, seconda adesso a non so quanti sì, punti da sì, Bastia. Anche lì a Bastia abbiamo comunque vinto un set, abbiamo fatto bene anche negli altri, lì dopo non lo so, no, comunque non me lo aspettavo così altalenante perché... Avendo l'esperienza anche dell'anno scorso c'era proprio una squadra cuscinetto, oppure le ultime quattro, giusto la quart'ultima che è stata Loreto, poi è scesa con 29 punti, noi siamo salvate ma a 34, quindi abbastanza comunque un bel punteggio. In alto. Quest'anno con 34 punti sei a metà classifica. E invece con 20 stai sotto comunque. Niente scherzi ragazzi, ah, no, mi raccomando, lì e no. Sì, sì, fino in fondo, fino alla fine. Sì. È rimasto un obiettivo massimo da qui alla fine della stagione, avete individuato? Ma abbiamo 3 partite da fare, vogliamo chiudere nel meglio possibile queste 3 partite cercando di migliorare anche la classifica, per quello che riguarda sempre me. Cioè, dopo l'allenatore giocatore cambia, come ti dicevo, brave ragazze che avete conquistato la salvezza, festa. No, non capisco, no, questa cosa a me dà sempre molto fastidio. Il campionato finisce il 10, io faccio l'allenatore,
quando facevo il giocatore, forse, non mi ricordo neanche più, e la pensavo di fretta. Adesso faccio l'allenatore e la penso in questa maniera qui. Quindi la festa la faccio a fine, quando è finito. Ed è difficile ai giocatori insegnare questa cosa qui, non è semplice. Infatti sentivo prima lui, che è un professionista, l'ha detto chiaro. Tu dicevi, la trasferta è difficile. No, non è difficile la trasferta. Il problema è che la partita comincia alla mattina. Invece giocatori come noi che venivamo da una promozione dalla Serie C, la partita comincia un quarto d'ora prima del fischio dell'arbitro e fa la differenza. Quindi è difficile andare in trasferta, il pullman, dire non sei stanco. È che mentalmente fai altre cose, pensi altre cose, quando arrivi lì devi spegnere le altre cose e accendere la partita. Non è possibile. Giulia, per questa è stata una stagione di lezione da questo punto di vista. No, quello assolutamente, vabbè. Il fatto della festa, secondo me... Ci sta, no, dai, ma anche il fatto di lanciare battute, noi lo facciamo a volte per provocare, non è che abbiamo staccato il cervello, anche noi... Vedi, ti trovi... Sì, perché poi fa così e noi ci divertiamo. Sì, è ovvio, più tu ti arrabbi, più loro sparano sulla croce rossa. No, anche noi vogliamo vincere le ultime tre e andare fino in fondo, però sì, quello è vero, la non abitudine... Fare un campionato di Serie C è differente, quando cambi non è così facile. Assolutamente. E a noi forse non è riuscito. Allora, adesso andiamo a vederci il pagellone della Serie B, mi sa, come l'impressione ci siano un po' di sentimenti contrastanti in questo pagellone, poi torniamo per i saluti finali. Dolciari e Rovelli, Morciano 9, una vittoria che profuma di Serie B, quella ottenuta contro il Villadoro Modena, netta, meritata, ma in discussione, un 3-0 che lancia i romagnoli a più 7 sulla quintultima e che a tre giornate dalla fine significa promozione quasi certa, una situazione impensabile anche solo un mese fa. Liverani Castellani Lugo 8, in una stagione dove tante squadre romagnole rischiano la pelle, in B2 femminile, la squadra di Benedetti ha chiuso il discorso salvezza con 4 giornate di anticipo al termine di una stagione lineare, magari con qualche rimpianto qua e là per alcuni punti lasciati per strada, ma anche con diversi risultati di prestigio. Libertas Forlì 8, non era facile ritrovarsi dopo la batosta con Bastia, soprattutto dovendo affrontare un derby contro un motivatissimo Cervia che aveva bisogno assoluto di punti salvezza. La Libertas però domina la sfida e mantiene il secondo posto, superando brillantemente uno degli esami più difficili. Claimola 7,5 demolisce con un secco 3-0 la Stella Rimini, compiendo tra l'altro una vera e propria impresa nel secondo set, rimontando da 9-18. Piomba sul groppone delle squadre che si giocheranno la salvezza in queste ultime tre giornate, il calendario è tutt'altro che favorevole, ma a Imola c'è chi è esperto di rimonte impossibili. Battistelli 7,5, a Cecina serve un successo convincente che arriva puntuale. Se non è guarigione totale dalla bulia delle ultime settimane, poco ci manca. Prestazione convincente e 3 punti che significano per ora playoff certi, in attesa che riposino le dirette rivali e che si possa ristabilire le gerarchie. Software Forlì 7,5, ancora una bella vittoria Castelfranco Emilia per la squadra di Kunda, che non vuole lasciare nulla di intentato in chiave primo posto. Prova convincente e chiari segnali del gruppo in vista della prossima Serie B. Fuori Sinex CM Cati 7, più forte della sfortuna che toglie di mezzo il libero Dirani e in corsa il centrale Belloni. Sbanca Ferrara vendicando la bruciante sconfitta dell'andata. Si rivede, seppure a sprazzi, la squadra spumeggiante che aveva mietuto vittime eccellenzi all'andata. Un lampo illuminante in vista delle ultime settimane di campionato. Teodora Glomex Ravenna 5,5. Manca sempre un centesimo per fare l'euro. A Villa Vicentina ci si gioca una stagione. È una Teodora più combattiva del solito, ma arriva una sconfitta al tie-break che relega le romagnole a 3 punti dalla salvezza a 3 giornate dal termine. Strada in salita, ma ancora si può fare. Volley Club Cesena 5,5. A San Lazzaro nemmeno ci prova la squadra di Simoncelli a mettere in difficoltà le rivali. È la brutta copia della squadra che aveva mandato in tilt la Battistelli una settimana prima. Il vantaggio sulla penultima e un calendario favorevole consigliano probabilmente di non sprecare troppe energie in una sfida ritenuta impossibile fin dall'inizio.
Stellari Mini 5, un mezzo disastro il derby di Imola, una sconfitta bruciante che spegne gli entusiasmi e salvezza in casa riminese. Con 6 punti di vantaggio a 3 turni dalla fine, di solito si dormono sonni tranquilli, ma sarà molto importante muovere la classifica sabato con Civitanova per non doversi giocare una stagione intera nello scontro diretto con Gabicce, vietato cullarsi sugli allori. E non poteva esserci un voto più alto, non è andata tanto bene. Allora, intanto, Alberto, le vacanze quando cominciano? Incominciano dal fine settimana. Fine settimana, sì. Si torna a casa. Sì, torniamo a casa. C'è previsto qualcosa per l'estate nazionale? Con la nazionale Under 23 ci abbiamo le qualificazioni al mondiale. Quindi sarete tu e Ricci? No, solo io, perché Riccio esce dall'età, quindi tu andrai, insomma, al 99% andrai a fare queste qualificazioni e indossare la maglia azzurra sempre. Sempre qualcosa di fantastico. Particolare. Bene, noi ti facciamo un grande bocca al lupo e la nostra speranza è di rivederti il prossimo anno con la maglia di Ravenna. Se invece deve essere... cioè si deve cambiare, meglio cambiare in meglio, e quindi ovviamente certo. Noi ti facciamo un grande bocca al lupo. Grazie. Per l'estate. Grazie. E per la prossima stagione. Ragazzi, l'appuntamento intanto, diciamo ai nostri telespettatori quando vi devono venire a vedere. Sabato alla Stella. Sabato alla Stella, sì. 17:30, sì, Stella Civitanova, non mancate, amici riminesi, perché c'è da fare il tifo per Laura, per Michela e per tutte le ragazze della Stella. Grazie. E voi invece siete a Trieste, facile, dietro l'angolo. Alle 5 del pomeriggio. Cioè, è una bella gita a Trieste, si può mangiare riva al mare. La pizza. No, gita per chi vuol venire a vedere la partita. Noi pizza dopo. Tifosi che vogliono andare a vedere la partita. La gita ci pensiamo da maggio in avanti. Giulia, grazie. Ci rivediamo la prossima settimana. Grazie ovviamente a Giulia e a Massimo e a tutte le ragazze e anche insomma a tutti gli ospiti che sono stati con noi. Noi ci vediamo la prossima settimana, come sempre puntuali alle 19 martedì. Si parlerà anche di beach volley, ho come questa impressione, e arriva la stagione e intanto facciamo i complimenti in chiusura a Marco Caminati e Enrico Rossi Cesenati, nuovi campioni d'Italia indoor del beach volley. Ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti.